Battagliola Sarina, presente. Ruiti Maria Laura, presente. Ruiti Giarello Stefano, presente. Manera Vitto, presente. Restileo Calogero Vincenzo, Manera Manuel, presente. Musara Fernando Sebastiano, presente. Vignacca Calogero, presente. Armeni Veronica Maria, presente. Monastra Federica, presente. Natalia Cucchiara Tatiana, Polino Marco, due assenti, dieci presenti. Questo è il numero della corsa. Buongiorno a tutti, apriamo la seduta con un solo punto all'ordine del giorno che riguarda la modifica al programma triennale delle opere pubbliche relativa al triennio 2019-2021. Si tratta di un punto che era stato anticipato già la volta scorsa, avevamo fatto una prima integrazione al programma triennale, una prima modifica l'avevamo fatta nel precedente consiglio, era rimasto insoluto questo punto che riguarda l'intenzione dell'amministrazione di voler sviluppare e predisporre un piano organico di ristrutturazione e ammodernamento della viabilità per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende e quindi rafforzare le infrastrutture, tra queste l'accesso ai terreni agricoli e forestali. Si intende partecipare ad un bando e gli uffici stanno predisponendo il tutto perché questo accada. Si tratta di un progetto di miglioramento e realizzazione di viabilità interaziendale e ripristino di strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali nel territorio comunale, dell'importo complessivo di 700.000 euro e riguarda sempre il PSR Sicilia sotto misura 4.3 azione 1. Quindi dichiaro aperta la discussione. Dichiarazione di voto. L'assessore Adamo, che allora presentò il punto,
pubblica. Notiamo anche che oggi non viene presentato in Correa, se sbaglio, dall'assessore Arcano, che quindi ritira il punto e non c'è più. Ora, per forza di cose, oggi ci sono delle spese. Noi abbiamo fatto una somma all'incirca sui 600 euro, quantomeno per i gettoni di presenza. È logico che qui c'è stato un erario per quanto riguarda le casse comunali, scusate, un danno all'erario, un danno alle casse comunali. Per questo motivo noi chiediamo oggi al Presidente del Consiglio in primis, visto che l'assessore Arrano oggi non è presente, non avendolo più ripresentato, chiediamo al Presidente che sia lei a farsi carico, se vuole rinuncia all'indennità. Sicuramente troverete un modo all'ufficio ragioneria per sopperire a quelle che sono state mancanze vostre, perché, voglio precisarlo, secondo l'articolo 17 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e secondo l'articolo 18 del regolamento per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale, spetta proprio al Presidente del Consiglio curare tutta la fase preparatoria del Consiglio stesso, non anche e solo la gestione della seduta e del consesso, ma anche la fase precedente. Ovviamente è logico che la scorsa volta nessuno di voi, né l'assessore che l'ha proposto, né tantomeno il Presidente che aveva l'obbligo, quantomeno l'onere di farlo, l'ha fatto. Per ciò stesso noi oggi, rilevata l'incompetenza, chiaramente chiediamo che quantomeno si assuma la responsabilità pagando questa seduta ed ovviamente chiediamo le sue dimissioni. Grazie. Aspetta, non è un intervento in dichiarazione di voto, perché in tutto questo scusami, voglio aggiungere, grazie, solo per la dichiarazione perché non l'ho detto, se passiamo se votiamo contro. E noi ci aspettiamo. Se ci aspettiamo, perché la dichiarazione di voto non l'ho detto. Buongiorno a tutti, naturalmente mi preme dire qualcosina in seguito all'intervento dell'opposizione. Io credo che l'altra volta è stato chiaro l'esposizione da parte dell'assessore di tale punto, quindi voi non voi avete fatto l'accezione che non c'era il parere tecnico, quindi è stato cambiato per questo. Riguardo ai tempi, ovviamente siamo nei tempi, dico, c'è stato non è questo stato problema. Questo punto, dico, perché allora, sta dicendo una cosa che non è vera. Scusi, non lo interrompo, non è stato interrotto. Ma se dice una cosa, non è vera, si deve dire, perché il punto non è stato mai presentato. E allora, scusi, non è stato mai presentato. Oggi, dico, non è che per forza l'assessore, se ha altre problematiche personali, ci deve essere. Dico, non c'era questo parere tecnico che ora c'è. Riguardo alle spese del Consiglio Comunale, dico, mi sembra lei non sa se noi a queste spese ci rinunciamo già a priori. Io sicuramente sì, sicuramente sì. Quindi gli uffici sono aperti perché per forza di cose devono essere aperti, quindi queste spese si annullano tranquillamente. Sto dicendo non solo il mio, qua mi sembra che lei non sa che cosa lo stiamo. Io personalmente lo sto dicendo, quindi non rinuncio alla mia indennità e quindi sicuramente io anche c'è qua. Quindi lei non sa neanche l'utilizzo. Non l'ho mai preso. Né oggi né mai. Scusate, niente di scusa. Diventa difficile anche per quanto riguarda le spese non sussistono perché gli uffici sono aperti. Io per primo rinuncio all'onere del
della seduta, quindi questo problema non sussiste completamente. Riguardo poi vorrei dire qualcosina, lei ogni volta, innanzitutto lei che chiede dimissioni qua e là, queste qua siamo un'istituzione, io non ho un po' di ricordiamo, chiede sempre dimissioni, innanzitutto sto parlando io, scusate, il Presidente. Dico, io noto da un po' di tempo. Intervenire ogni momento. Il Consiglio Comunale stiamo gestendo. Sì, ma credo che questa sia una... Allora, gli interventi, ecco, vorrei fare notare anche l'atteggiamento del capogruppo dell'opposizione, che ogni volta che parliamo noi, ripeto, qua siamo in un Consiglio Comunale, come io ascolto, né la interrompo e ne parlo con il mio vicino di posto, ma lei lo fa diverse volte, quindi no, questo ci vuole semplicemente un po' di rispetto. No, io non ho maleducato, non lo dica a nessuno, perché non mi mette in bocca ciò che non dico. Io sto dicendo, no, attenzione, io non sto dicendo assolutamente questo, non entro assolutamente nel personale, io sto dicendo che qua siamo in una sede istituzionale e dico un po' di correttezza, quantomeno quando parlo un collega, di non cacchierare con la collega vicino o di non interrompere, questo mi sembra che sia il minimo. E lei, da avvocato, lo dovrebbe sapere. Ma questo lei non lo fa, mentre noi lo facciamo. Grazie. La dichiarazione qual è? L'ho detto prima. Per noi va bene così, ci sono tutti i pareri tecnici, quindi siamo favorevoli all'approvazione di tale documento. Possiamo andare alla votazione. Allora, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dica. Come siete? Però ci asteniamo così. Peraltro avete un Presidente del Consiglio che partecipa alla vita